Benvenuti, benvenuti. Io do subito la parola a Davide Dorzio che ci porta i saluti del direttore dell'Archivio di Stato. Prego. Porto i saluti del direttore e dell'Istituto Tutto. Buon lavoro, buona presentazione e buon ascolto. Ecco, avrete poi occasione di vedere in originale il diploma di Federico Barbarossa, che è stato oggetto dell'argomento della presentazione odierna, ed è un documento conservato presso il nostro istituto. Molte grazie. Bene, allora, io prima di cominciare dovrei ringraziare ovviamente l'Archivio di Stato che ci concede questa opportunità e in più ci offre la possibilità di mostrare i documenti d'archivio che sono oggetto delle relazioni. Quindi un grazie di cuore all'Archivio di Stato, un grazie di cuore ad Archeion, che è l'associazione amici dell'Archivio di Stato che collabora con le nostre iniziative, in particolare ad Andrea Terreni e Flora Santorelli che lo rappresentano, e poi vabbè niente, Italia Medievale credo che la conosciate, quindi non ci perdo altro tempo e darei subito la parola al professor D'Acunto, Nicolangelo D'Acunto, professore ordinario di storia medievale alla Cattolica di Milano e autore di questa monografia molto interessante, perché tratta di un argomento che non è così presente negli studi storici. Libertas, secoli X-XIII, editore Vita Pensiero 2019, e non perdo altro tempo, lascio subito al professor D'Acunto la parola. Grazie. Di un apparente ossimoro, cioè come il ghiaccio freddo, cioè due cose che non vanno d'accordo tra loro, cioè la libertà e il Medioevo. La domanda da cui siamo partiti, perché questi atti, questo volume di atti è stato ideato da me, ma è stato concordemente poi approvato dal Comitato di Studi delle Settimane Internazionali della Mendola. Settimane della Mendola sono una delle grandi istituzioni della medievistica europea. Perché? Perché al passo della Mendola, non so se ci siete mai stati, in Alto Adige, un posto abbastanza ameno, raggiungibile non proprio in modo facile, ma molto ameno, nel 1959 per la prima volta si erano riuniti medievisti che arrivavano da tutto il mondo, convocati da Cinzio Violante, che all'epoca insegnava storia medievale alla Cattolica e che voleva fare un convegno internazionale sui secoli XI e XII. Esistevano già altre iniziative consimili per l'Alto Medioevo e per il Basso Medioevo, cioè il convegno di Spoleto per l'Alto Medioevo e del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, e poi invece per il tardo medioevo, o per meglio dire in quell'epoca si parlava di centro di studi sulla spiritualità, c'era Todi, un altro centro di ricerca, che però si occupava appunto dei secoli più tardi, laddove invece rimaneva scoperto il nocciolo dell'età romanica, il cosiddetto medioevo centrale. Medioevo centrale che sono i secoli XI e XII. Perché interessavano alla Cattolica il secolo XI e il XII? Perché all'interno del progetto di Agostino Gemelli il medievalismo giocava un ruolo di primo piano, cioè l'idea di Gemelli era che la civiltà europea dovesse liberarsi dal positivismo gretto, lui che era uno psicologo positivista lo pensava, per accedere a una idea di cultura che recuperasse la totalità dei saperi scientifici e dei saperi che noi definiamo umanistici, così da ritornare alla unità della scienza che era stata del secolo XI e soprattutto del XII. Ma Violante fece invece un convegno che non corrispondeva
agli obiettivi di Gemelli. Perché? Perché era uno storico non della cultura, non della spiritualità, ma della società, delle istituzioni soprattutto. E questo convegno della Mendola, con cadenza triennale, abbiamo continuato a farlo, ha sempre rappresentato il ruolo necessario degli studi medievistici internazionali, proprio il convegno più importante a livello mondiale su questi due secoli. Oggi però, avendo più o meno conservato la stringa cronologica di attenzione, usiamo un altro metodo di lavoro. Cerchiamo di capire gli a priori della istituzionalità. Cioè, che cos'è un'istituzione? Quando c'è un'istituzione e quando non c'è un'istituzione? E le istituzioni come si regolano? Come si autoregolano? A che cosa servono? E le istituzioni servono a stabilizzare, e vogliono stabilizzarsi. Devono stabilizzare la vita sociale attraverso dei meccanismi ripetibili che consentono, sempre appunto le istituzioni, di prolungare nel tempo le esperienze umane, che altrimenti sono caduche per statuto, perché ai noi, dopo, come dice la Bibbia, negli anni 60, 70, 80 per i più robusti, ma passano in fretta e non ci dileguiamo, no? E qui arriviamo invece all'altro principio guida dell'istituzionalità medievale, l'idea di libertas, di libertà. Allora, ci sono due modi per affrontare questi temi. C'è chi dice che noi possiamo fare storia delle idee soltanto se quelle idee compaiono con quella terminologia all'interno delle fonti relative a una determinata epoca. Il tema classico a questo riguardo è il lavoro. Posso fare storia del lavoro nel Medioevo, quando invece non c'è un'etica del lavoro nel Medioevo? Se voi cercate la parola lavoro come la intendiamo noi, nel Medioevo non esiste. Il lavoro può essere fatica, no? Ma la parola lavoro o labor non significa esattamente quello che intendiamo noi per lavoro. Il nostro è un prodotto della modernità, la nostra concezione del lavoro. E qualcuno dice, ma allora noi non possiamo fare storia di qualcosa che non era concettualizzato, perché o facciamo storia dei fenomeni di cui i contemporanei avevano consapevolezza, o non facciamo storia, perché commettiamo degli anacronismi. Qualcun altro che invece dice, no, noi possiamo usare il concetto di lavoro che abbiamo noi per vedere, e qualcuno andava a lavorare la mattina, sì o no, nel Medioevo, poi quando si alzavano, andavano tutti a spasso o lavoravano? Lavoravano. Non lo dicevano e non lo pensavano come lo pensiamo noi, ma noi possiamo o no usare categorie nostre per capire il lavoro del Medioevo? Allora qui si parla di anacronismo controllato, dobbiamo sempre stare un po' attenti all'una prospettiva e all'altra. Quindi possiamo usare questi concetti nella nostra visione, ma cercando anche di capire come venivano detti, oltre che come venivano realizzati nella pratica sociale e politica. E allora il concetto di libertà è un altro caso classico. Che cos'è la libertà? La libertà come la conosciamo noi? C'è nel Medioevo? La dicevano come la diciamo noi? No. Cosa significa libertà? Voi che siete milanesi, che cos'è libertà? Libertà? È partecipazione. Ricordo che avevo fatto un corso sulla libertà e uno dei miei allievi aveva suonato la canzone di Gaber e l'avevamo cantata tutti insieme. Perché c'è bisogno di essere educati alla libertà, alla democrazia. Non immaginate quanto invece rischiamo di scantonare rispetto alla libertà, no? Ebbene, per noi può essere partecipazione, che altro? Quando uno è libero, che cosa? Il primo sinonimo che mi viene in mente qual è? Muoversi liberamente, potersi spostare. L'autonomia. Il godere di uno statuto esistenziale slegato dalla volontà degli altri, per esempio. Sono libero quando faccio quello che voglio.
e la responsabilità, però ce lo ricordiamo dopo. Prima la nostra concezione di libertà di moderni, dove nasce? In questi termini, con la rivoluzione francese. Nel 1848 lo osserva colui che aveva fatto la relazione introduttiva che trovate nel volume, che è l'ultimo e migliore allievo di Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, quello del gesto nel Medioevo, quello che ha studiato la gestualità nel Medioevo, che aveva scritto un libro su Santo Levriero, uno storico delle mentalità, un grande studioso, quale dice che la parola liberté entra naturalmente nell'89 nel linguaggio politico francese, poi entra nella Costituzione del 91, nel 1848 si comincia a scriverla sui palazzi francesi, sui palazzi pubblici, ed è il primo dei tre principi, no? Liberté e fraternité. Ma questa concezione che abbiamo noi, poi che va a finire poi nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, no? Dopo la seconda guerra mondiale, nel 48. Questa concezione non è la concezione dell'uomo medievale della libertà. Perché? Essenzialmente perché lo schema fondamentale di matrice, se vogliamo, filosofica, è quello per cui, per esempio in Tommaso d'Aquino, ma c'è già anche in Agostino, in Sant'Agostino, esistono due libertà. C'è la libertas maior e la libertas minor. E cos'è la libertas maior? È fare quello che vuole Dio. Fare la volontà di Dio. Perché? Perché se io faccio la volontà di Dio, mi salvo. Se invece non faccio la volontà di Dio, io mi danno. E loro ci credono, come del fatto, ci credono che la dannazione arrivi dopo un secondo dalla morte o la salvezza. Come io credo che questo sia un libro, per loro c'è un automatismo quasi immediato, per noi è un discorso di cui possiamo convincerci, ci dobbiamo riflettere, no, per loro è, non esiste incredulità, l'incredulo è pazzo. Allora come faccio a essere veramente libero? Sono veramente libero non quando faccio quello che voglio, quella è la libertas minor. Faccio quello che voglio e quindi mi autodetermino, ma quello non è un valore. Perché? Perché se io mi autodetermino, ma un secondo dopo che sono morto vado all'inferno, non è che ci abbia guadagnato granché. Dico, questa è la cosa di cui dobbiamo essere convinti, fondamentalmente per capire che cosa sia la libertà nel Medioevo. Libertà si misura sulla volontà di Dio. La libertà del monaco viene completamente consegnata nelle mani dell'abate, che è responsabile per sé e per gli altri. Se l'abate ti dice vai a buttarti dalla rupe, tu ci devi andare. Poi lui naturalmente lo pagherà questo. Ma la tua volontà è stata consegnata all'abate. Se lui ti dice, ci sono nelle fonti medievali, no? Ci sono degli episodi in cui l'abate dice vai, piglia quelle pecore, tosale e butta via la pelle. Cioè, perché? Tu fallo. E poi perché glielo fanno fare? Per provare l'obbedienza del monaco. Una cosa assurda, nel Fontivallo Ambrosano c'è questo racconto di una cosa allucinante. Dice, ma perché gli ha fatto fare questa cosa? Gliela fa fare perché? Perché bisogna dimostrare che è obbediente. Ma l'obbedienza che cos'è l'obbedienza all'abate se non una forma di completa delega della propria volontà a un altro? No? Il monaco cambia pelle quando si mette, dà via la sua pelle e ci mette sopra l'abito, ma quell'abito comporta che si spogli della sua volontà. Questo non significa che se pecca la paga l'abate, no, perché le colpe sono sempre sue. Però, e quindi il libero arbitrio esiste nella sfera morale, ma la sua volontà è consegnata alla volontà della parte. Quindi essere libero, questo è un altro dei grandi concetti che dobbiamo tenere presente, essere libero significa dipendere da qualcuno, che è l'esatto contrario di quello che pensiamo noi. Questa è una delle concezioni. Perché? Perché è il riflesso di quella libertas maior di cui parlava Agostino.
invece Barbarossa ti esime. La condizione normale non è quella di essere liberi e poi paghi le tasse. Qui è il contrario. Essere libero significa essere esentato dal pagare le tasse e dall'avere determinati obblighi di carattere economico soprattutto. Libertà, libertatem, significa immunità. Significa avere uno stato d'eccezione rispetto al normale ordinamento. Infatti c'è scritto che nessun marchese, conte, vescovo, autorità laica o ecclesiastica può molestare il monastero. Anzi, se c'è una disputa di carattere giudiziario, va discussa davanti all'imperatore. Perché, come nell'Alto Medioevo, come ancora nel XII secolo, si avverte l'apparato giudiziario prossimo al cittadino come qualcosa di cui non ci si può fidare. Esattamente come avviene nel Medioevo con i conti, con i marchesi. Dici, io da quello lì a farmi giudicare non ci vado. Ma perché? Ma perché si è fregato tutto il castello di quello là, approfittando del fatto di essere lui il marchese? Anche il nostro apparato giudiziario, copiamo, ma dovrei essere legato appena esco. Però fa acqua a tutte le parti e sempre più sentiamo che ci sono elementi che creano sfiducia nel cittadino. Il tema è centrale, secondo me, leggendo un libro come questo, perché si capisce che è un discorso molto antico, quello dell'eccettuazione. Essere libero significa vivere una condizione di eccettuazione dalla normalità. Non significa essere come gli altri, ma essere diverso dagli altri. Se Barbero ha tenuto una relazione in questo convegno in cui aveva il tema etos aristocratico e libertà. Ebbene, per gli aristocratici libertà è quasi sinonimo di nobiltà. Sono nobile e sono libero e quindi sono nobile. Nelle chansons de geste la terminologia è quasi sovrapponibile. Che significa che la classe dirigente europea, compresa la classe dirigente dei comuni italiani, delle città tedesche, ritiene che essere nobile significa essere libero e quindi significa essere esentato. Io so io, come dice il Marchese del Grillo. Questa è la libertà. Barbarossa in Italia è sinonimo di oppressione. Perché abbiamo imparato a scuola che voleva comprimere, coartare le libertà comunali. È vero, ma la retorica con cui si presenta non è quella di chi vuole opprimere, ma è quella di chi vuole liberare. Liberare come? Con questa logica. Ma allora c'è o no la libertà come la intendiamo noi, al di là di questa logica? Nei comuni c'è o no un concetto di libertà? C'è la concezione di libertà che abbiamo noi nella mentalità comunale del Medioevo? C'è e non c'è. C'è con dei limiti. C'è nell'agire politico, che però deve sempre essere concepito entro in uno schema gerarchico. Tu sei libero, altra cosa importante, se hai un posto in una gerarchia e quel posto ti garantisce di agire per il bene non solo tu ma di tutti. È un po' il discorso della responsabilità che noi oggi demandiamo all'individuo. Oggi la responsabilità è un fatto individuale, sono io che sono libero e mi limito quando vedo la libertà degli altri. Questa è la nostra idea di contemporanei. Lì no, qui c'è un concetto di gerarchia. Io posso essere libero soltanto se sono inserito in una gerarchia e quella gerarchia mi consente di capire che cosa devo fare per arrivare non da solo ma con tutti alla salvezza, che è l'obiettivo di cui parlavamo all'inizio. Quindi libertà e principio gerarchico non sono in contraddizione ma sono una cosa sola. Se crede, significa che allora la Chiesa porta la libertà? No,
che la Chiesa si sostituisce come fonte di legittimazione di quella situazione di privilegio che abbiamo visto prima essere incarnata dall'impero. La lotta per l'investitura nel XI secolo non evita il problema di dare il privilegio a qualcuno, ma si pone il problema di chi è autorizzato a privilegiare gli altri. Quindi la libertà della Chiesa è fondamentalmente la libertà di concedere privilegi ed è anche la libertà di non dipendere dal potere politico, sostituendosi però al potere politico. Questa è la cosiddetta teocrazia. Quindi la libertas ecclesiae è quindi quello che rende le istituzioni ecclesiastiche libere di vivere la loro spiritualità indipendentemente dal volere dell'imperatore, ma contemporaneamente che consente alla Chiesa di essere quella che legittima la privilegium, cioè il dare i privilegi agli altri. Quindi vedete che le concezioni della libertà sono tante, no? Le idee, quasi tutte convergono però dal punto di vista terminologico verso il termine libertas, libera, che è completamente diverso da quello che noi riteniamo. Quindi vedete un bel esperimento di eclettismo metodologico, quindi usare la nostra idea di libertà ma anche saper leggere le parole che ci sono nelle nostre fonti per capire che cosa vuol dire per loro libertà a seconda dei diversi concetti, dei diversi contesti. Che dire di questo libro? Io penso che sia un libro molto importante, non dovrei essere io a dirlo naturalmente, però è un libro che ci porta al nocciolo dell'istituzionalità medievale. Perché? Perché questi funzionamenti che abbiamo descritto, l'immunità, il privilegio, la libertas, sono i grandi principi che consentono alle istituzioni poi di agire storicamente. E allora a noi non interessa più sapere il re, la regina, il papa, chi era l'abate, chi non era l'abate, cioè ci interessa fino a un certo punto, ma quello che ci interessa di più è di capire come funzionavano queste istituzioni. È chiaro che devi affinare il tuo questionario, perché se facciamo a prenotarsi degli abati di Sant'Ambrogio non è che ci voglia sta scienza, prendi i documenti e vai avanti. Una ricerca come questa comporta invece una multidisciplinarietà, una attenzione innanzitutto alla storia del diritto, ma ancor più forse alla sociologia storica, che in Italia non è praticata dai sociologi, sono molto empirici e non fanno sociologia storica. Non per caso invece in Germania questo approccio è stato molto fruttuoso e non per caso molti dei collaboratori di questo gruppo di ricerca vengono dalla Germania. C'è qualcosa che esula, c'è in qualche modo un residuo di libertà assoluta che in qualche modo ci porta fuori dalla logica che vi ho descritto fino adesso? C'è. Lo trova Gert Melville in alcune esperienze religiose. Gert Melville scrive una ventina di pagine a commento di un brano di San Paolo: dove c'è lo spirito del Signore, lì è la libertà. È lo slogan questo di chi sta nella Chiesa ma si appella a un rapporto diretto con Dio. Questo accade a partire dal XII secolo. Sono questi movimenti religiosi studiati da Grundmann e poi che hanno avuto una grande tradizione di studi. Ebbene, lì dentro c'è quest'idea che dove c'è lo spirito l'istituzione non serve più. E questo è un'eccezione rispetto al panorama che vi ho descritto fino a questo momento. Quindi nell'ambito religioso abbiamo questa insorgenza di una libertà che prescinde dagli ordinamenti istituzionali. E infatti
al processo del 1311 contro il Concilio di Vienna, contro Begardi e Beghine, si legge che la terza colpa di questi qua, questi che sono accusati di essere eretici, che vogliamo capire se sono o no, dice il Concilio, è che quelli che sono nel predetto grado di perfezione e nello spirito di libertà non sono soggetti all'obbedienza umana, né sono vincolati ad alcun precetto della Chiesa, poiché, come sostengono, dove c'è lo spirito del Signore, lì è la libertà. Questa è una cosa strana dal punto di vista storiografico, perché Melville è quello che ci ha insegnato a lavorare sulle istituzioni per capire come riescono a stabilizzare i valori. Quindi sarebbe apparentemente nella logica interna alle istituzioni. Qui invece ci fa capire che al di là del modo di funzionare delle istituzioni per rendere sempre attuali i carismi, c'è sempre un residuo. Io di questo ho discusso con lui, perché non sono del tutto persuaso. Però secondo lui c'è sempre un appello, ogni Francesco d'Assisi, nel Testamento cosa dice? Dominus debit mi. Non gliel'ha detto il Papa, non gliel'ha detto il Vescovo di Assisi, non gliel'hanno detto i suoi fratelli. Dominus debit mi, che è questa logica. La logica di chi è libero perché approfitta della presenza dello Spirito che ti proietta in una dimensione in cui poi può esserci anche l'istituzione, ma che ti rende libero e non condizionabile. Ecco, questo è uno dei pochi ambiti in cui mi pare si possa sfuggire alla logica che invece vi ho descritto delle diverse concezioni della libertà.